Buongiorno, aspetta, buongiorno, ciao Emma, complimenti, oggi si è conciata elegante, sei molto bella. Emma, ma come sei chic e elegante stamattina, sei molto bella. 44, oggi dobbiamo rifesteggiare perché io l'ho festeggiata già ieri. Il compleanno di Claudia. Stiamo andando all'Ipercop che ci offre un bel caffè, una bella colazione. Ma tu vuoi la colazione? Sì? Qua che cosa? Noi in coppia, perché siamo coppia noi. Allora, lui dà in solitudine. Lui non l'ha preso, l'ha preso. E qua sta, io a crema . A me a crema. Allora il tuo Vai, vai. Tanti auguri. Ma riprendi tu. Tanti auguri a te. Tanti auguri a Claudia. Tanti auguri a te. Desiderio. I primi 50 anni. Vabbè, più o meno. 55. Voglio arrivare, aspetta. 55. Allora, siamo pronte per effettuare, per dare il regalino. Sei pronta? Claudia? Claudia, questo è il nostro regalino. Fatti i biglietti. Poi le aspetto strappalate, me non ho scritto niente. L'ho preso già scritto. Leggi! Vai, leggi, leggi, ce dai. Dico! Leggi. Bene, bene. Non fa scrivere niente, sulla busta sta scritto! Grazie. A noi, grazie, solo a noi. Grazie. Poi ringrazio la famiglia. Di Rob il biglietto, sta scritto: possa la vita regalarti una bellissima sorpresa per ogni candela presente sulla tua torta di compleanno. Tanti auguri di cuore. Posta la dedica. Piano, piano. È bellissima. Brando, ciao. Com'è, Robè? È bello. Brando, wow. Non dovete bloccare. Brando. Pure io. Allora, eccoci qua, siamo a casa, abbiamo fatto anche un po' di spesa. Vi faccio vedere cosa abbiamo acquistato, veloce, veloce, che poi vado a cucinare. Allora, vediamo, accendiamo la luce, più o meno. Allora, ho preso i panini, questi qua piccoli piccoli, altri panini che congeliamo tipo puccette e il crudo. Poi per Emma, perché sapete che finché non faccio la visita sto eliminando tutti i cibi, diciamo, ricominciamo, ma non mi sto trovando perché sto male messa qua sopra. Allora, aspettate. Niente, non riesco a trovare una posizione, come dico io. Allora, dicevo, per Emma, siccome sto
praticamente eliminando tutti i cibi che possono portare allergie, intolleranze alimentari. Amore, vai a giocare, sto cucinando. Allora, sto prendendo tutti i prodotti senza lattosio o privi di latte. Che ne so, non sto dando la frutta secca, quindi stiamo limitando molto l'uso e il consumo. Allora, per la colazione o per la merenda del pomeriggio, io ho preso questi qui della linea Scotti senza lattosio. Sono delle merendine con farina di riso farcite alla vaniglia. Dimmi, amore. E poi io ho preso questi biscotti sempre della linea Scotti, sono dei frollini con riso. Questa linea è buonissima, anche quella della misura mi trovo benissimo. Per pranzo, per noi adulti, ho preso i tortelloni con ricotta e spinaci che faremo con il pomodoro. Poi ho preso questi yogurt che erano in offerta della Yomo, zero grassi, però questi qua non sono adatti ad Emma. Li ho presi per me e per Brando, perché qua dice ananas, no, forse quello con ananas se lo può mangiare. Sì, questo sì. Ah no, c'è sempre il latte. Io gli ho preso l'ese quelli là senza lattosio. Vabbè, ananas, fragole, ciliegia, amarena, agrumi di Sicilia, che deve essere buonissimo. Poi ho preso, amore, fatti a spogliare la mammina. Questa qui, la frutta secca, che stava in offerta 1,99 ed è bello grande. Poi lasciala stare. Poi Emma si è presa questo qui senza lattosio, yogurt cremoso bianco. Allora, per fare prima vi faccio vedere da qua, facciamo prima. Allora, poi ho preso una busta di mozzarella. Poi per Emma io ho preso, per Emma e Brando, questi qua da bere al cocco. Poi sempre per Emma questi alla vaniglia senza lattosio. Poi la mozzarella di bufala per noi. Poi il formaggio, questo qua, sempre senza lattosio. Altre polpe. Fagiolini. Provolone. Poi ho preso la farina per fare la pizza stasera, Caputo Nuvola, che è la migliore. Poi Antonio ha preso questo da provare, Coca-Cola, col Jack Daniel. E poi le patate per fare il gâteau ai bambini stasera. Questo era... Ah, e poi il detersivo. Ho trovato questo, il Napisan, in offerta e l'ho voluto prendere, questo qui. Buon pomeriggio, Emma, stai facendo i compiti? Mm-hmm. Ci stiamo preparando. Per le elementari. Ma tu sei già bravissima, è vero? Mm-hmm. Molto brava. Allora, prima è venuta mia madre. Ora stiamo facendo i compitini, ho messo a fare le patate. Stasera il gâteau di patate, invece della pizza la faccio domani. E niente, questo. Noia, molta noia. Non amo stare a casa. Poi di sabato era bello andare a mare. Niente. Noi siamo a letto, abbiamo cenato. Sei contenta? Perché ridi? Perché hai trovato la mascherina? Niente, ragazzi, io vado a dormire, tanto pensierosa. Oggi per vedere come sto. Oggi siamo stati bene stamattina, ma poi non siamo usciti nel pomeriggio. A mare non possiamo andare. Ma sto tanto pensierosa sia per Emma che per Brando, quindi è meglio che me ne vado a dormire e finisce questa giornata un po' felice, un po' triste. E niente, questo. Ci vediamo domani con un nuovo video spettacolare. Poi domani magari vi parlo un po' dei miei pensieri, di perché sto così. Vi lascio con questo piccolo Ciao. Dubbio, perché a parte i bambini sto proprio io che non mi sento proprio bene con la testolina, però vabbè, passa, sono giornate un po' così, poi passano. Buonanotte. Ciao, buonanotte, ciao ciao. Ciao.